Ringrazio tutti i presenti, ma ringrazio anche coloro che ci seguiranno a distanza. E per me oggi è una giornata molto importante perché abbiamo finalmente portato a casa un risultato degno di nota ed è quello di una vera e propria battaglia portata avanti dall'associazione Animal Equality che si era fatta carico della questione del massacro dei pulcini maschi nella filiera delle galline ovaiole. Sono orgogliosa perché questo risultato che abbiamo ottenuto con la legge di delegazione europea, un provvedimento su cui abbiamo lavorato tantissimo come Commissione 14ª e che contiene tantissimi altri articoli molto importanti per la vita dei cittadini, come il whistleblowing che va a tutelare il dipendente di un lavoro che va a denunciare reati o violazioni all'interno del suo contesto lavorativo, ma anche una importante direttiva sulla salubrità delle acque per uso umano, ma ci sono tantissimi altri articoli in questa legge di delegazione europea. Sono orgogliosa però che all'interno di questo provvedimento ci sia un aspetto tanto delicato quale quello di cui oggi parleremo. Questo risultato, come vi dicevo, è stato frutto di un lavoro della Commissione 14ª con il sottosegretario Amendola, ma ringrazio anche il Ministro della Sanità che si è dimostrato disponibile e attento a questa tematica. Ringrazio anche le associazioni di categoria che hanno voluto dialogare su quelli che sarebbero stati poi i tempi di attuazione, perché realizzare questi percorsi sono sempre molto complessi, richiedono delle tecnologie molto avanzate che noi oggi non abbiamo a disposizione, secondo me nei prossimi anni si potranno evolvere sempre più velocemente. Abbiamo lavorato anche sulla possibilità di trovare quanto prima delle risorse economiche che possano dare questa risposta. Quindi ringrazio Assoavia e Una Italia che hanno dialogato per questo percorso. Ma ci tengo anche a ringraziare la LAV che è sempre stata attenta alle tematiche animaliste e quindi ci tenevo ad averle oggi qui a questo tavolo tutti insieme per dare una grande dimostrazione, quella che i risultati si ottengono perché si fa dialogo, perché se si vuole raggiungere qualcosa in questo Paese bisogna dialogare con tutti gli stakeholders presenti nel nostro Paese per raggiungere il miglior risultato possibile. Sinergia e cooperazione. Sono queste due parole che hanno segnato anche il mio percorso da deputato in questa legislatura e tanti sono stati i risultati che siamo riusciti a portare a casa. Ora, io vorrei che Animal Equality vi raccontasse nello specifico tutto quello che è stato il percorso, dalla raccolta firme al perché di questo emendamento. Quello a cui io tenevo invece dare rilievo e che questo è un grande passo di civiltà. È un grande passo di civiltà perché anche se in questo momento storico stiamo vivendo tantissime difficoltà come Paese Italia e ci sono tantissimi problemi che dobbiamo affrontare, lo sappiamo perché noi come in questa legislatura abbiamo dovuto lavorare su tantissimi decreti di urgenza, parlare di animali sembrava qualcosa di non necessario in questo momento. E invece io ci ho tenuto a portare avanti questa battaglia perché tutte le battaglie di civiltà vanno portate avanti, indipendentemente diciamo dal loro contenuto. E perché essendo anche francescana, io mi rivedo molto in quella che diciamo, è la dottrina di San Francesco d'Assisi, finché non ci saranno uomini che comprendono che bisogna dare compassione anche al più piccolo degli esseri viventi, avremo uomini che non saranno capaci di essere compassionevoli. E quindi la compassione, secondo me, è un elemento importante. Sarà un percorso complesso, lo sappiamo tutti, quindi bisognerà lavorare per le risorse, bisognerà lavorare per migliorare queste tecnologie oggi presenti che realizzano quello che è il nuovo sexing e quindi può verificare prima se l'uovo è maschio o femmina e quindi decidere di metterlo in incubatrice oppure no. E questo ci permetterà sicuramente di risparmiare tantissimi pulcini che oggi vengono invece massacrati, non mi voglio soffermare sulle modalità perché lo sappiamo quello che succede, però questa è programmazione anche, perché in politica bisogna saper lavorare di programmazione, una parola che spesso non viene citata, e quando si vuole realizzare qualcosa in questo paese spesso si lavora d'urgenza. Io ho voluto portare il modello della programmazione perché confrontandomi anche con i colleghi parlamentari di Francia e Germania,
E quindi i colleghi del Parlamento europeo si è posta la questione di rivedere la direttiva sul benessere animale nell'abbattimento e il tema dei pulcini sarebbe stato sicuramente all'ordine del giorno. E quindi volevo dare un segnale importante perché Francia, Italia e Germania insieme possono portare un modello, un'indicazione, e questo modello è sicuramente quello del rispetto degli animali e quello del rispetto di tutte le vite, anche le più piccole. Quindi facciamo programmazione, molti mi dicevano ma fino al 2026 sarà possibile farlo. Io credo che sia in realtà un tempo congruo, che sia comunque un gran risultato, perché in 4 anni daremo modo alle aziende di potersi adeguare, e sempre sperando che la tecnologia si possa evolvere in tempi molto rapidi. Questa è la società in cui la tecnologia più velocemente avanza, quindi possiamo essere speranzosi che questo avvenga, e anche perché si trovano appunto le risorse di cui vi parlavo prima, ma allo stesso tempo insomma perché insomma, questo percorso sia accompagnato e non sia qualcosa calato dall'alto che poi ci porrà inevitabilmente a dover fare delle scelte che danneggerebbero anche il nostro tessuto produttivo. Ora lascio la parola alle care amiche di Animal Equality, Alice Trombetta e successivamente Chiara Caprio, che ci parleranno appunto della loro iniziativa e di quanto si siano impegnate, perché questo è stato un grande impegno per loro per poter raggiungere questo risultato. Grazie. Grazie onorevole Galizia. Buongiorno a tutti. Io sono Alice Trombetta, direttrice esecutiva di Animal Equality. A nome di Animal Equality voglio ringraziare innanzitutto l'onorevole Galizia per l'invito all'evento odierno, che vuole celebrare un passo storico nel progresso per la tutela degli animali nel nostro paese e che vede il coinvolgimento di tutte le parti oggi presenti. Desidero esprimere la nostra grandissima soddisfazione per il raggiungimento di un obiettivo legislativo davvero ambizioso su un tema, ai noi, ancora molto trascurato, oltretutto in un arco di tempo relativamente breve e con il sostegno di diverse forze politiche che si sono dimostrate davvero sensibili all'argomento. Non possiamo quindi che essere estremamente orgogliosi e lieti di aver dato un apporto importante a questo risultato attraverso il nostro lavoro di campagna e di sensibilizzazione. Come organizzazione internazionale per la protezione e i diritti degli animali, che opera in diversi continenti del mondo, da molti anni abbiamo preso la decisione precisa e consapevole di dedicare tutti i nostri sforzi e le nostre risorse a coloro che sono in assoluto gli esseri più sfruttati, più celati e meno tutelati al mondo, gli animali allevati a scopo alimentare. E sulla base di quelli che sono i numeri e i trend internazionali, quindi non solo in Italia, vi è una sottocategoria di animali in particolare che è impossibile ignorare, visto il numero esorbitante di individui coinvolti e le molteplici sofferenze a cui sono sottoposti. Sono i cosiddetti avicoli, in particolare i polli allevati per la loro carne e le galline utilizzate per la produzione di uova. Per capire i volumi di cui stiamo parlando, il numero di polli e galline allevati e macellati ogni anno in Italia sono centinaia di milioni ogni singolo anno. E non stupisce quindi che questi siano gli animali su cui Animal Equality ha deciso di investire gran parte del proprio tempo e del proprio lavoro. E non ci è voluto molto prima di rivolgere la nostra attenzione a uno dei temi più negletti in assoluto in questo ambito, la gestione dei milioni di pulcini maschi nati nell'industria delle uova, che per molto tempo sono stati considerati semplici scarti di produzione, venendo così uccisi sommariamente per triturazione o soffocamento, senza utilizzo di tecniche di stordimento e solitamente entro le prime 24 ore di vita. A fronte di questa situazione per noi inaccettabile e consapevoli dell'avanzare di tecnologie in grado di risolverla, abbiamo cominciato a lavorare con dedizione all'argomento, fino a lanciare nel 2020 una petizione per chiedere al governo italiano e all'industria di adoperarsi per mettere fine a questa pratica. Nel giro di pochissimo tempo la petizione è stata firmata da oltre 100.000 cittadini che, come la mia cara collega Chiara avrà modo di spiegarvi a breve, la nostra richiesta ha raccolto il consenso immediato di alcuni player dell'industria davvero fondamentali, anche e soprattutto al successo di questo iter legislativo, di cui non posso che rendere onore all'onorevole Galizia.
C'è ancora tantissimo da fare affinché si rispettino le scadenze dettate e il nostro lavoro non può certo fermarsi qui. L'Italia si sta dimostrando pioniera in questo ambito, seconda solo a Francia e Germania nel mettere al bando l'uccisione dei pulcini maschi, con una legge ancora più completa e rigorosa rispetto a quelle emanate altrove. Si tratta di un'opportunità unica. Le nostre istituzioni non possono farsi perdere l'occasione di dimostrarsi un modello di civiltà a livello globale, accelerando e scandendo il passo internazionalmente. Dal canto nostro continueremo a lavorare instancabilmente a tutela dei più dimenticati e dei più indifesi, rafforzando sempre di più la nostra campagna per ottenere risultati simili, se non superiori, nei paesi in cui operiamo, consolidando inoltre le solide alleanze in corso con le altre associazioni per la protezione animale, per far sì di arrivare in breve tempo alla messa al bando di questa pratica in tutta l'Unione Europea. Questo risultato storico ci dimostra ancora una volta, e come già sottolineato dall'Onorevole, come il lavoro di strategia e di dialogo con tutte le parti in gioco siano la chiave dei cambiamenti più significativi e più duraturi. E per questo non posso che ringraziare nuovamente tutti gli stakeholder coinvolti. Mi è impossibile infine non menzionare la mia profonda gratitudine verso l'eccezionale team internazionale di Animal Equality, verso tutti i nostri sostenitori e attivisti senza cui nulla di tutto questo sarebbe possibile. E adesso passo con piacere la parola alla mia collega Chiara Caprio, una grande professionista da sempre in prima linea nel garantire la riuscita e il successo di questo ambizioso progetto in Italia. Grazie. Grazie di cuore, Alice, una direttrice che ci guida sempre verso scelte giuste per tutti, come avete potuto vedere, con grande passione e determinazione. Non posso che iniziare anch'io ovviamente ringraziando non solo le persone qui presenti, chi ci segue in streaming e ovviamente l'onorevole Francesca Galizia, che è stata veramente eccezionale in questo percorso. E una menzione in particolare ovviamente ai rappresentanti dell'associazione Assoavi, che si sono uniti fin dall'inizio al nostro appello. Ovviamente il nostro ringraziamento, il mio ringraziamento, si estende anche alle altre associazioni per la protezione animale e alle altre associazioni di categoria. In particolare vorrei menzionare la nostra direttrice internazionale, Katie Hart, che coordina il progetto sui pulcini maschi a livello internazionale per Animal Equality, e a Matteo Cupi, che è il nostro vicepresidente per l'Europa e che è oggi qui presente con noi. Mi ricordo il giorno in cui Francesca Galizia ci ha scritto, aveva visto la nostra campagna e ci disse che voleva fare una legge per mettere fine all'uccisione dei pulcini maschi. In noi si è accesa ancora più forte la fiamma del desiderio di risolvere una volta per tutte una pratica crudele che purtroppo ad oggi ha mietuto molte, troppe vittime. È stato da questo primo incontro che abbiamo capito che il percorso che come Animal Equality avevamo iniziato nel 2020 in Italia avrebbe finalmente potuto vedere l'epilogo che tutti speravamo. Come Animal Equality abbiamo voluto fin da subito investire tempo ed energie nella ricerca su questo tema. L'approccio che abbiamo sempre voluto portare avanti con idealismo ma anche pragmatismo era quello di trovare la soluzione migliore, studiarla e portarla con determinazione anche in Italia. Grazie al lavoro dei nostri uffici internazionali abbiamo prodotto il primo dossier in Europa che raccoglie tutte le informazioni relative alle cosiddette tecnologie in ovo sexing, quelle tecnologie che permettono di effettuare il sessaggio in ovo degli embrioni, evitando così non solo da un lato di appunto uccidere questi pulcini senza stordimento appena nati, ma anche evitando quella seconda strada che alcuni hanno tentato di battere, ma che noi non riteniamo sia ovviamente la soluzione, cioè quella di allevarli per poi comunque macellarli e consumarli. Abbiamo voluto fin da subito lavorare per promuovere la conoscenza e l'adozione anche nel nostro paese di queste tecnologie già esistenti e diffuse anche in Germania, Francia e Olanda, che permettono di fatto di risparmiare direttamente delle vite. La nostra campagna, lanciata nel 2020, è iniziata subito con l'intento di aprire un dialogo con tutti gli attori coinvolti. Qui sedute a questo tavolo ci sono parti che hanno magari visioni diverse, opinioni anche molto distanti su tanti temi,
ma l'importante in questo caso era riuscire a convergere su un punto centrale. L'abbattimento selettivo dei pulcini maschi non può e non deve essere accettato, e insieme abbiamo voluto lavorare per risolvere questo problema anche in Italia. Più di 100.000 cittadini italiani si sono uniti alla nostra campagna firmando la petizione, che chiedeva non solo ai produttori di rispondere al nostro appello, ma anche alle istituzioni di adoperarsi concretamente per fare in modo che questa pratica, che anche la Federazione dei Veterinari Europei già anni fa ha definito eticamente non accettabile, vedesse la fine quanto prima. Assoavi e COP hanno aderito subito al nostro appello, già nel 2020, e hanno voluto impegnarsi in prima persona per rendere questo cambiamento possibile insieme a noi. Oggi, grazie a questo lavoro, non abbiamo solo una legge da celebrare, ma anche l'implementazione della prima macchina per l'ovosessaggio, con la cosiddetta tecnologia AgriAdvanced, che attualmente è già in funzione e sta già risparmiando vite di pulcini, che altrimenti sarebbero stati uccisi qui, in Italia, appena nati. È un passo avanti epocale. Ci auguriamo quindi che anche altri supermercati e operatori della grande distribuzione organizzata, alla luce di questa legge e di queste informazioni che vi stiamo dando, vogliano cogliere questa opportunità quanto prima. È ora che tutti facciano la propria parte, perché la tutela degli animali non è un fattore secondario, ma è un elemento dirimente e fondamentale, soprattutto nella produzione alimentare. Questa volta l'Italia può giocare un ruolo fondamentale in Europa. Come diceva già anche Alice Trombetta, Francia e Germania hanno già legiferato al riguardo e come Animal Equality ci stiamo impegnando perché anche la Spagna arrivi allo stesso risultato. Numerosi paesi europei, in un consiglio AgriFish dello scorso anno, hanno espresso il loro sostegno a un bando europeo dell'uccisione dei pulcini maschi e la Commissione l'anno prossimo molto probabilmente si esprimerà anche su questo tema all'interno del processo di revisione generale delle leggi sul benessere animale. Questa volta in Italia siamo in grado di dettare il passo per una misura di civiltà che riguarda tutti noi. Ma non possiamo accontentarci. Abbiamo davanti a noi alcuni passaggi cruciali sui quali lavoreremo attivamente, quindi bisogna agire perché il Governo trasformi questa legge in realtà, assicurandosi che si arrivi pronti al 2026, incentivando e facilitando l'adeguamento da parte di produttori e incubatori, sincerandosi che i controlli siano fatti adeguatamente perché vengano davvero non più uccisi pulcini maschi, e favorendo l'introduzione delle tecnologie in ovosexing nel nostro paese. Grazie alla collaborazione con Assoavi e al dialogo aperto con molti operatori dell'industria, oltre che all'immenso e prezioso sostegno che i nostri attivisti, volontari e colleghi hanno sempre dimostrato, sappiamo che possiamo farcela, ma deve essere un obiettivo condiviso. Infine, voglio menzionare un aspetto importante, perché questo è un cambiamento epocale che forse fino a 4 anni fa non era nemmeno all'orizzonte ed è stato portato avanti non solo dalla determinazione di un onorevole del Movimento 5 Stelle, ma come Animal Equality dal 2020 da parte di un team determinato, incredibile e devoto a una causa che ha come unico scopo quella di proteggere gli animali. Voglio infatti ringraziare proprio il team di Animal Equality e soprattutto il team italiano, un team di giovani professionisti che crede fermamente che un mondo più giusto per tutti sia possibile e che sia importante lottare con tutti noi stessi per ottenerlo. Abbiamo fatto un passo enorme, grandissimo, per un animale così piccolo come il pulcino. È un animale che si può tenere nel palmo di una mano e non posso che pensare a quanto sia forte questa immagine. Vale sempre la pena lottare, anche per il più piccolo di loro, anche per le vite più brevi. Ed è per questo che come Animal Equality non potremmo che essere più soddisfatti e felici per questo risultato e ancora più determinati, non solo a sincerarci che questo divieto rispetti fino in fondo ciò che le nostre leggi oggi promettono, ma anche che tutti gli animali allevati siano difesi e rispettati sempre di più, non solo da noi, ma anche dalle leggi del nostro Stato. Vogliamo un mondo più giusto per tutti e siamo qui per ottenerlo.